Ecco a voi i canedali al formaggio. Siccome la videoricetta dei canedali allo speck è una fra le mie più cliccate in assoluto e ve la lascio qui nelle schede, ho pensato di proporvi anche la versione con il formaggio. Questa si serve con abbondante burro fuso ed è tipica dell'Alto Adige. Che ne dite, vi piace? Se sì, fatemelo sapere lasciandomi un like e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram dove sono presente tutti i giorni. Ecco la ricetta. Come prima cosa taglio il formaggio a listarelle e poi a cubetti. Metto in un pentolino il burro e piano piano lo faccio sciogliere. Aggiungo anche la cipolla e la faccio rosolare fino a che si imbiondisce e diventa trasparente. Metto in un'ampia ciotola il pane raffermo tagliato a cubetti, unisco il latte tiepido, le uova a temperatura ambiente, il burro con la cipolla soffritta, e comincio a mescolare con la spatola. Taglio all'interno i filetti di erba cipollina e aggiungo finalmente anche il formaggio. A questo punto si lavora con le mani. Vi sembrerà che il composto non possa in nessun modo unirsi, compattarsi, ma invece lavorando e lavorando vedrete che otterrete un composto compatto alla fine del lavoro, come questo. Copro con la pellicola e lascio riposare in frigo un'oretta. Mi bagno le mani con l'acqua, prendo un po' di impasto, lo arrotolo nelle mani e lo stringo per compattarlo bene. Rivediamo. Mi bagno le mani, prendo un po' di impasto, ne faccio una pallina e lo compatto bene fra le mani. È ora di cucinarli, quindi acqua salata, bollente, burro che fonde da parte e tuffo i canederli nell'acqua che bolle. Lascio cucinare per circa 10-12 minuti, dopodiché li scolo. Li metto in un piatto e li cospargo bene di burro fuso caldo, abbondante mi raccomando, e di parmigiano reggiano. Ed ecco i canederli fumanti. Spero che questa ricetta vi piacerà come quella dei canederli allo speck e se così fosse vi ricordo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram dove ci possiamo sentire tutti i giorni. Un bacione e alla prossima!